Buongiorno! Oggi mi trovo nel bagno, anche se in realtà non è giorno, è sera. Mi trovo nel bagno qua a vestaglia perché sto a morire di freddo e niente, sto per fare una pazzia. Mi siedo sul bidet, ma sono vestita, raga. Sto per fare una pazzia, mi voglio fare i capelli rosa. Ho deciso, mi faccio tutta la capoccia rosa perché tra poco, forse un altro mese poi il biondo se ne va perché mi ha stufato. Cioè, non è che mi ha stufato. Boh, è una storia curiosa, affascinante, ma non mi vado a raccontarla adesso. Vabbè, comunque, niente, non sapevo che rosa farmi. Ho preso questi qua da colorista Armauris, ne ho presi tre perché la capoccia mia c'ha un sacco di capelli. E vado sul sicuro perché so che dopo 3-4 lavaggi si levano perché ho provato il lilla e poi parecchie amiche mie l'hanno usato e mi hanno detto che è vero che effettivamente si toglie, quindi niente. Ora vedremo che cosa ne esce fuori. A me sta grattando, oddio. Considerate che mo me li faccio e me li asciugo così col fono senza fargli la piega perché domani devo andare a fare la piega dal parrucchiere. Quindi poi domani vi faccio vedere come sono venuti. Iniziamo. Ansia vera. Ansia vera. Siamo da piccole ciocche. Ho usato tutte e tre le confezioni. E devo dirvi una cosa. Sicuramente se scolorano e vengono rosa pastello, no? Ma a me sto rosa così acceso mi piace, al che prenderò seriamente in considerazione l'idea di farli, cioè la mia vita. Mi stanno bene con l'incarnato, voi che ne dite? Oddio, sono gasatissima, raga. Sto andando a prendere Denise, con mia sorella. Questi sono i capelli. Sui miei andrebbe un po' ripassato, però devo dire che è veramente figo. Ma non è il momento giusto di parlare di capelli perché si è rotta la macchina. Quindi è probabile che riperdo il treno, vero? Abbiamo chiamato nostra cugina. Se nostra cugina non arriva in tempo perché a quest'ora è tutto trafficato, io e Denise perdiamo il treno. Cioè, E io vi rendete rimango conto? fette. La macchina, lei accelera e la macchina decelera. Va a 2 all'ora e si è acceso È l'elicottero. arrivata mia cugina a prenderci. Lei è Maya. Mia cugina guida. E Ciao. mia sorella è di qua. Speriamo di arrivare in tempo. Ah, nel frattempo è arrivata anche Denise. Dai, è arrivata Denise, è stata presa. È stata C'è una presa, vabbè. tangenziale, no? Così tagliamo. Siamo a Termini, siamo arrivate e ce l'abbiamo fatta. E non abbiamo nemmeno fatto tardi alla fine. Meno male, ma guarda io, pare che c'ho i capelli corti, Guarda io. tagliati. Però raga, non sono venuti male. Solo che è un rosa gold. Quindi gold, cioè i È un riflessi, rosa dorato. cioè dorati, che io odio. Quindi, cioè, mi sono sbagliata più a questo qua rosa gold. Però Madonna, ma io mi vedo de merda, ma che è? Mi sa che è il cappello di Deni, per capelli. favore, fai vedere il tuo giacchetto che cosa ha. No, il jeans, quell'altro che è in mano. E dai! Il giacchetto di Satana. Perché non gli piacciono le farfalle? Che schifo, c'ha pure le vene. Ma no, quelle sono innervature delle ali. Non ti abbraccerò, lo sappilo. Non fa niente, tanto questo fa 80 gradi addosso. È tornata! Spiega tu. È arrivata una tanfa di me. Ma è tipo cacca tipo di pannolino del bambino. E io dico non puoi cagarti sotto, non accorgere. Appena entrate, abbiamo posato solo le valigie, vi facciamo vedere la camera prima che la sfasciamo. Allora, qua entriamo, ci sta il bagnetto composto appunto da due bagni, due lavandini stile fidanzati. Dio, perché sono sempre cessa? Ok, poi mi muovo piano per non farvi venire il mal di mare.
Qua abbiamo il letto, TV, un tavolinetto figo, Denise. Oddio, mi sono tirata este show con Ma ascella. Vabbè, questo, questo sarà un balcone. poi lo vediamo. Mentre di qua abbiamo un altro letto. Veramente carina. C'è anche il frigo! Vuoto. È spento. Scusate, eh. Come me la spiegate questa cosa? Spina così e questa ha tre buchi, cioè il senso. Ok, Denise ha armato la torcia, abbiamo scoperto di avere anche un attico. Guardiamo di sotto. Dan 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 dan. Che figo però, eh. Pure Io sto il tavolino. fumando e qualcuno mi chiama mentre fa la cacca. Intanto alzo la serrata. Lo vuoi un palloncino? Non si apre sta cazzo di finestra! Inutile dirvi che noi non moriremo di fame. Yeah. Buongiorno! C'è la luce che... Cioè io parlo senza capoccia, guarda. Niente, noi ci siamo preparate. Stavamo cercando di fare un po' di foto, ma io sto senza lenti e senza occhiali, quindi non vedo niente. Eleni? Sì. Vabbè, io sarò i tuoi occhi. Io Infatti. sarò E niente, dopo registreremo altro. io questo cianci con la gomma. Detto mi manda una foto là. Sto pesce alquanto strano. Pare decapitato. Un'ansia. Questa è la torta cubana fatta di cacao e al centro c'è cioccolato bianco. Perché c'è una Base spiegazione intoppata, principale. qua è veramente bello. Aspetta che il suo cioccolato hanno so stelle filanti. Denise stiamo a panzate, che a panza piena ne famo. Madò, però che bollo. Cioè, a me la torta cubana proprio mi ha levato la vita. Io starei 3 chili di vomitando. cioccolato tra quello normale e quello bianco. Oggi qua a Termoli faranno i carri di carnevale. Io sono Un tema? in tema col carnevale, questi capelli rosa. A me mi prenderanno per riempire per tutta sopra la gente, sono Oddio, larga. siamo troppo vicini con questo giacchetto. Mi ha Ma va! toccato! Mi ha toccato! Ma va, sono le salviette quelle degli isolati. Guarda, c'è noi disperate. Guardate la mia spazzola unicornosa piena di capelli. Denise dopo si è offerta e ha detto che me la pulirà, vero? Io sono sempre a pulire spazio. Oddio, dobbiamo andare. I believe Back I can and fly. forth. Completo. Vabbè, però a me non mi sente perché sono tutta scura, poi ho capelli scuri. Però il vestito è figo, mi piace. Io ho una gonna È corta, monospalla, tipo. io ho una gonna a tubino, una canottiera nera, sopra una giacca gessata. E stivali tattici, che così sono ultra comodi, anche se non si direbbe.
Dai, amore, non hai spinto. Beh, dovevo aspettare il vlog. Siamo in camera. Denise stava raccontando dei fatti, io sto col pigiamino rosa. Che poi era successo? La macchinetta praticamente ha fatto cadere la Coca-Cola, ma la retina non si era aperta. Quindi c'era sta cazzo di Coca-Cola che stava là e ha detto: non è che non mi vuoi dare la Coca-Cola. Gli ho dato una trambata aperta. Ma infatti io sentivo te che davi le trambate. Ho detto sì, questa guarda. Perché allora Denise è andata in macchinetta a pia l'acqua e la Coca-Cola. E sentivo Denise che dava trambate. Ho detto: Denise sicuramente sta spaccando la macchinetta perché qualcosa non è sceso. Sì, perché la retina mi fa passare roba che tu c'è ordinato. Non era aperta, là gli ho dato una sbroccata. Ho detto: ma devi la Coca-Cola, ma tu c'è qua. Pum! Sta aperta la retina e è scesa la Coca-Cola. Ho detto: ok, continuo. Comunque noi abbiamo ordinato da un'app. Quell'app che ti porta da Magnà e ci è arrivato da Magnà in camera. È Natale ancora per me. Per me è lì vesticcia. Oh. Io avevo preso un'insalata e le verdure. Tu che sei tua, eh? Insalata e le verdure, quanto bruttarelle. Vero. Ma che è sta merda? Ma è un finocchio. Ma il finocchio è sempre sulla pizza. Non era meglio una pizza. Infatti me la fai assaggiare. Ma le posate già stanno? No. Gli ho pure detto. Tutto ciò è inquadratura pessima, ma stiamo mangiando con le mani perché non ci hanno date posate. Cioè, vi rendete conto? Che pezzo di pizza. Lanceremo una nuova moda per mangiare. Sì, unti e bisunti. Cioè, pezzo di verdura nell'unghia. C'è un tocco di patata sul capello. Pure. Sto qua. Sto alleata. Mi ha tagliato. Madonna, mi dovresti assumere, mi dovresti. Subisco pure i tuoi stati da furetto. E non sono furetto. Sì, il furetto fosse uno, lei. Denise ha lasciato la magna per salire. Lo scontro stellare con Alcoli! Corri! Sono di Forest, corri! Corri, Forest! Sono le due, comunque. 4, 5. Saluta. Ciao. Bene, mi sono decisa. Addio biondo. Come avevo detto all'inizio di questo vlog, il biondo durerà un mese. No, è durato al massimo una settimana. Sto per fare un casino. La riconoscete questa maglietta? È tornata. È la maglietta delle tinte. Sono sul treno. Questi sono i capelli. Dopo ve li faccio vedere meglio. Ho preso tanta di quell'acqua. E guardate qua. E niente, faccio la pipì perché mi sto pisciando addosso. Sto vestita tutta di rosa. Dopo la pipì mi sono ripresa. Per fortuna non ho nessuno. E niente, qui c'è sta la donna gravida, il vecchio. E ripenso al viaggio precedente, del vlog precedente. Cioè non potete capire che cosa cazzo ho creato in questo treno. Praticamente questo treno c'ha tipo 40 posti e una quindicina saranno pieni. Quindi si può dire che come carrozza è vuota. E c'ho avuto momenti di tensione quando giro gli occhi e lì sotto vedo un borzone. E il problema dove sta? Il problema sta che ho detto davanti non c'ho nessuno, c'ho le prime tre persone, tre posti avanti e comunque sono anziani, tipo sai quei signori che lavorano, che girano con la valigetta e c'hanno la valigetta sopra. Sopra è vuoto, cioè quindi c'entra, perché qualcuno dovrebbe mettere un borzone qua. Passa quello del bar, io compro le patatine e casco, sai, dico senti c'ho un problema. Sono ansiolitica, ho l'ansia. Ho detto senti ma non è che è una bomba. Mi fa no ma che sarà l'estintore. Gli ho detto senti l'estintore sta da qua e comunque è coperto, no? Guarda ti mando il capotreno, che tra l'altro mi ha fatto pure la multa perché sto a fare un viaggio di lavoro e la persona che mi ha fatto il biglietto ha messo la sua carta freccia e l'ha pagato 30 euro di meno. Quindi
dice poteva viaggiare solo lui, io ho dovuto pagare i 30 euro per pagare il biglietto a prezzo pieno più 10 euro di tassa, ma vabbè, quella è un'altra storia. Vabbè, alla fine niente, dopo 3 ore d'agitazione io ho lasciato tipo a mia madre, ma sei stata l'unica cosa la vita mia, ti ho amato più della mia vita, tutte queste cose, perché sono ansiosa davvero. Viene questo e mi fa no, guarda, c'è la scala di emergenza. No, guarda, no, 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 guarda, io sono ansiosa, io ho detto io non ci credo, me ne devi aprire sta borsa perché c'è. No, ma guarda, c'è la scala. Non mi fido, ho detto, guarda, cioè non è per niente, non me la vivo bene, cioè 90 euro di biglietto che manco un aereo, non me la vivo bene, mi devi aprire sta borsa. Alla fine niente, mi ha aperta la borsa, si vede un pezzo di scala, ho detto senti, ma la devi aprire meglio, dovete bene. Alla fine c'era la scala d'emergenza. Però cioè ve giuro, è stato terribile. Io non mi sarei fatta bene il viaggio, cioè me ne sarei andata, eh. Andavo, che cazzo ne so, le prime carrozze, Don Filippo trovo un posto, mi infilavo, cioè potevo stare vicino a qualcosa, poi vicino a me, capito? No, 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 no. Cioè, sono stata psicologicamente male per mezz'ora da quando me ne sono accorta che stava là. Queste sono le unghie nuove. Tra l'altro ho fatto. Comunque, cioè, a me quando prendo i treni mi vedete sempre sfranta. Comunque, cioè, ho fatto la diretta su Instagram di quando l'ho fatta, vi è piaciuta un sacco. Infatti, se non mi seguite, seguitemi su Instagram perché ci stanno sempre cosine sfiziose nelle stories. E vi faccio vedere l'altra mano. Ma comunque, sempre su Instagram trovate la foto. Sono molto trash alla me. Che dire, mi sono riscurita. Mi vedo meglio, cioè nel senso lo scuro mi dona di più, però mi piacevano biondi, però ho optato per un colore che mi sta meglio. Comunque cioè raga, io ancora mi devo ripiare dall'allarme bomba fake sul treno perché cioè sto psicologicamente male. In più sto viaggiando da sola, quindi non ho potuto sfogare la mia ansia con qualcuno ed è stato terribile. Terribile raga, terribile. Sono appena entrata nella camera e sto vedendo il bagno insieme a voi. Allora il bagno è figo, ma la camera è alquanto schifosa, marrone, triste e non mi piace. Zero. Zero di zero. Ed è anche a 4 stelle. Cioè, io c'ho paura, mi inquieta proprio sta camera. È brutta. Perché sento, cioè. È aperto, no? È aperto. Voglio vedere che cosa c'è qui. Allora, bicchieri. Cola benissimo, acqua, me lo farò bastare. Sto al ristorante con Michael, io ho dato un'occhiata al menù e non c'è assolutamente niente che mi piace, cioè non mi piace niente, sono disperata. Cosa abbiamo preso alla fine? Salatina di polpo alla ligure, tanto per cambiare. Con le patate e le olive da giasche. Poi ho invece fatti Snapchat. Snapchat? E storie, cose. Poi ho detto se è preso, che cos'è? Foie gras e pata negra. Che? Pare magnum. Michael, sta a mangiare magnum col pane. Michael, è un magnum. Ma che cos'è? C'ha pure il bastoncino di legno. C'è un party nella mia camera, lei se ne va perché non vuole essere ripresa. Saluta. Ciao. Lei si vergogna, lei si è affacciata. E niente, lei mi ha regalato un fantastico cuscino, saluta. Ciao. Io ho rimediato un giacchetto fighissimo, un po' enorme però è fighissimo. E questa è cucina cupcake che poi vedrete. Non ho ancora messo le ciglia finte, sto in pigiama. E niente, stavo finendo di truccarmi, ma mi sono accorta di una cosa e ve la devo assolutamente far vedere. Da Carate Brianza, Milano, vicino Milano, insomma, nevica. La neve.
ha smesso di nevicare perché ho fatto vedere la neve. Siamo e noi stiamo andando alla stazione. Forse perché non so a cosa arrivamo, forse. Sinceramente. C'ho una cera pessima, anche questa notte non ho dormito. Da quando sto facendo queste trasferte non dormo più. Voi la vedete alla rotonda. Voi lo vedete nello stesso video, però è tipo 4-5 giorni fa che sono partita con Denise. Non ho dormito per 48 ore, infatti c'ho una faccia sfrante. Dov'è? Qua c'ho tipo una bolla enorme. Sono stressata, ragazzi. E niente. Ho bisogno di ferie, la zia. Ho bisogno di ferie, quindi questo vlog finisce qui. Io e Francesca vi salutiamo e grazie di essere stati in mia compagnia. Buonanotte, ciao. Non è notte quando vedrò il video. Se avete visto il video fino a questo punto, commentate con un cuoricino.